Avrei voluto girare questo video in villa, invece siamo sempre nella mia stanza. Ok, ho i capelli ancora bagnati e ricci in testa. E se sentite dei rumori è perché c'è la signora Maria che sta pulendo casa, quindi direi un video super improvvisato. Ciao ragazze, oggi vorrei mostrarvi i regali che ho ricevuto per il mio compleanno. Perché questo video l'ho registrato anche a Natale e vi è piaciuto molto e quindi ho pensato potesse essere carino farvi vedere cosa ho ricevuto per il mio compleanno. Appunto, ringraziare nuovamente tutti gli amici e i parenti che mi hanno regalato davvero tantissime cose. E quindi niente, è così, un video molto semplice che spero possa piacervi, da guardare in spiaggia tranquillamente, sotto l'ombrellone, in totale tranquillità, relax, molto semplice, molto chiacchiericcio. Allora, innanzitutto veramente ci tengo a ringraziare ancora tutti i miei amici, i parenti, perché è stato un compleanno molto semplice, ma davvero molto divertente, quindi li ringrazio ancora. E quindi vi mostro finalmente i regali che ho ricevuto. Allora, Alessio mi ha regalato questa splendida borsa di Glitter Room blu elettrico. Ok, mi piace tantissimo, è molto capiente. Io ovviamente non sono stata per niente brava, perché molti di questi regali, avendoli ricevuti in anticipo, li ho già utilizzati, quindi va bene. Questa è la borsa di Glitter Room, se sentite dei rumori è tutto normale. E mi piace molto perché sia per il colore, sia perché in pelle, e poi l'interno appunto ha questo color verde che contrasta benissimo con il blu. È molto capiente, infatti c'è già tutta la mia roba dentro. Utilizzo quasi ogni giorno, davvero stupenda. Poi, cioè, tu mi ha fatto una mega sorpresa perché mi ha anche comprato un paio di Converse. Allora, questo è stato un regalo totalmente inaspettato perché appunto dopo qualche giorno del mio compleanno eravamo in un negozio a comprare le scarpe per lui e ha deciso di regalarmi anche un paio di Converse. Sono le classiche bianche, molto semplici. Però perfette per l'estate, secondo me. Aspettate che ho creato un nodo. Tra l'altro i capelli da pazza perché sto testando dei prodotti nuovi che poi, insomma, vi farò vedere, ve ne parlerò. Ok, classiche Converse bianche, quindi perfette per l'estate. E già, che dire, a me piacciono tantissimo. Io ho diversi paio di Converse, però bianche penso che siano le più belle. Poi un altro paio di scarpe, ovviamente queste sono delle Nike. Sì, se magari metto le scatole dritte, ok, le Nike da parte appunto dei suoi genitori ho ricevuto le Rush One e queste sono veramente un guanto, ragazzi, non so se le conoscete, le avete mai provate, ma sono veramente un guanto. Ebbene sì, avendo il piede piccolo, ho scelto il modello da bimbo, perché mi piaceva molto di più rispetto a quello da donna. E perché mi piacciono molto, avete capito, il blu e il verde insieme. Quindi quando le ho viste, visto che ho un numero piccolo, porto calzo il 37, me ne sono innamorata e ho deciso di prendere queste. E sì, sono un po' sporche perché vi ho detto, le ho ricevute forse un mese prima del mio compleanno, quindi ho resistito, resistito, ma di tanto in tanto, insomma, cadevo nella tentazione e le indossavo. Poi, sempre genitoriale, mi hanno regalato la Naked 3. Yeah! Stupenda, ragazze, stupenda. E quella che ho utilizzato anche stamattina, cioè da quando l'ho ricevuta, praticamente uso solo questa. Ha questi colori chiari sul rosa, fantastici. Penso che ormai la conoscerete tutti. Io non pensavo fosse davvero così bella, cioè ho sempre desistito a prenderla perché credevo che fossero dei colori troppo chiari. Io già sono, cioè, la carnagione chiara, quindi ho sempre cercato di utilizzare una palette con dei colori più scuri, come per esempio la Naked Smokey. Poi quando ho aperto questa, invece, l'ho avuta tra le mani, vi posso garantire che i colori sono molto pigmentati, sono perfetti per le bionde, quindi per chi come me ha una carnagione chiara e gli occhi comunque marroni, cioè bellissimi.
bellissima, quindi adoro. Poi mio fratello ovviamente mi ha regalato l'agenda, ma l'avete già vista in un video, comunque ve la rimostro. E la famosissima agenda di Mr. Wonderful, ho anche girato un video, quindi nel caso vi lascerò il riferimento a quel video da queste parti. E lei, ovviamente con le luci non capirete molto, comunque è la famosissima agenda di Mr. Wonderful. Io scelgo. Ok, sarà anche tra le tante cose riempita la memoria. Ma sto registrando. Vi dicevo, l'agenda Mr. Wonderful che ho ricevuto da mio fratello, nella versione pocket e poi nel formato giornaliero. Poi da mia zia ho ricevuto questa pochette di Longchamp. Sapete la mia passione per le borse Longchamp? Ecco, questa mi mancava, perché in effetti la Longchamp è una borsa che io adoro, estremamente capiente, ma all'interno non ha tutte le tasche come le altre borse. Quindi qui posso sistemare il cellulare, le chiavi di casa e tutto quanto. E quindi davvero regalo stupendo. Poi in realtà mia zia mi ha fatto una serie infinita di altri regali. Adesso ve ne segnalo soltanto uno che magari può interessarvi di più. Erano diverse settimane che volevo provare il famosissimo caffè verde. Tutte quante ormai sono fan di questo caffè verde. E io ne ero un po' incuriosita. È un infuso che va preso a colazione, prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena, e dovrebbe fare questo effetto drenante, miracoloso, e quindi fare tanta pipì e avere quindi tutta la pancia sgonfia, le gambe senza cellulite, quindi dovrebbe essere tipo il miracolo del secolo. Però onestamente con questo caldo io non riesco a prendere tisane prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena, perché a casa ci sto poco, difatti sto anche improvvisando questo video, non so se si era capito. E quindi ho chiesto alla famosa zia biologa, che ormai l'ho soprannominata così, anche su Snapchat ormai la conoscete così, e lei mi ha appunto regalato questo infuso, si chiama appunto l'infase di Aboca, naturale ovviamente, da prendere solo prima della colazione, e dovrebbe appunto fare questo effetto drenante. È un integratore alimentare per appunto... che aiuta a drenare i liquidi. Ma io lo sto utilizzando da una settimana quasi, però non è che faccia così tanta pipì, no, non più del solito, cioè non ho proprio questo effetto drenante. Però la mattina, ecco, a colazione, anziché prendere il caffè, sto prendendo questo, quindi è un integratore alimentare 100% naturale. Però tutto questo effetto drenante non lo sto vedendo. Però ecco, poi magari continuo, finisco la confezione e poi vi farò sapere meglio. Poi che cosa ho ricevuto più? Aspettate che ce ne sono tantissimi. Ho una busta di Misuguale perché Francesca e Andrea, Francesca l'avete vista, e quell'amica con cui sono andata al Cosmo, prof, l'avete vista anche magari in qualche intravista, anche in qualche altro video. Comunque mi hanno regalato questo telo da spiaggia della Disuguale, ed è fantastico perché davanti ha questa fantasia così, tutta estremamente colorata, e poi dietro ha la spugna che quindi dovrebbe assorbire l'acqua. Invece qui davanti praticamente sembra un pareo, perché è in tessuto, non è in spugna la parte davanti. Molto colorata, ok, in camera non si capirà nulla perché è molto più grande di me. Quindi adesso finalmente questa la posso lavare e domani la porto in spiaggia. Ecco, stavo aspettando di fare il video. Poi Diletta da Firenze, in uno dei suoi viaggi, mi ha portato un portarossetto rosso con il classico simbolo di Firenze. E poi all'interno c'è anche lo specchietto. Ora vi avrò accecate tutte. Bellissimo da tenere sempre in borsetta. Mentre la mia amica Paola mi ha regalato questo bracciale stile Pandora, però in colore nero e color ghiaccio, ed è della marca Cleo. Quindi grazie. E poi niente, che cosa ho ricevuto più? La segretissima busta con i soldi da parte dei nonni,
perché questo è un regalo, cioè almeno non so voi, però io ricevo sempre questa busta segreta che i nonni ti danno quando i tuoi genitori non sono nei paraggi, proprio tipo non furto, non so, questa cosa segreta, tipo setta, ti ho fatto il regalo ma non dirlo a nessuno. Quindi, ok, la segretissima busta con i soldi. Anche mia mamma poi, insomma, mi ha omaggiata anche lei della segretissima busta con i soldi e io ne ho approfittato e ho fatto shopping. Però magari le cose che ho acquistato con il regalo, diciamo, di mia mamma, poi ve lo mostrerò all'interno di un altro video. Sicuramente mi sono dimenticata qualcosa e poi nella fase di editing dirò: ah, ecco, ne manca uno. Quindi se mi sono dimenticata di qualcuno o di mostrare qualcosa, perdonatemi, perché ecco, è stato un video veramente improvvisato. Quindi spero che questo video chiacchiericcio vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo e un bacione a tutte. Ciao!